È un'iniziativa per, da una parte, sostenere i sindaci che hanno già deciso di andare nella direzione delle città 30, a prescindere dal colore politico, e dall'altra parte l'obiettivo è quello di fare in modo che il codice della strada, che è oggetto di revisione, non penalizzi la sicurezza. È un po' curioso che dobbiamo chiedere più sicurezza sulle strade a un ministro che nel passato ha approvato decreti di sicurezza che ovviamente andavano in tutt'altra direzione. Noi non siamo ideologizzati come dicono loro. Noi siamo semplicemente cittadini. Il Comune di Bologna ha fatto una misura di prevenzione della violenza sulle strade, una misura a tutela dei propri cittadini. Il Ministro, nel momento in cui fa delle, se mi posso permettere, dichiarazioni inopportune, scippando i comuni di quella che è la loro autonomia decisionale sulla mobilità, secondo me, non è il Comune di Bologna ad essere ideologizzato, e non solo il Comune di Bologna, perché sono tantissime le città di destra e di sinistra che hanno iniziato questo percorso, ma è qualcun altro. Beh, intanto questo Ministero dei Trasporti ha iniziato la sua legislatura levando dalla dicitura mobilità sostenibili, quindi ha scelto una posizione molto chiara che va in opposizione anche a tante linee guida che il Ministero aveva già redatto, a iniziare dal piano della sicurezza stradale, che dice proprio che 30 all'ora vanno inseriti laddove c'è una forte convivenza tra utenti della strada non motorizzati e motorizzati. Oggi si cerca, diciamo, questo attuale governo, che è un governo conservatore, difende uno status quo, però è uno status quo su cui l'Italia ha il tasso di motorizzazione più alto e morti stradali quasi il triplo della media europea, quindi è uno status quo arretrato che non ci possiamo permettere. Dovremmo invece fare tanta innovazione, le città italiane lo chiedono, i cittadini lo chiedono, si sentono molto indietro rispetto alla qualità della vita delle capitali europee, sarebbe ora di farlo invece che di fare uno scontro politico, mettersi al lavoro. 2, 3, a 30 km/h non si muore!